Una cooperativa storica, quasi 150 soci, esperti viticoltori di Campomarino, Portocannone, Ururi e San Martino in Pensilis, che hanno patito duramente l'effetto peronospora. Ma la cantina Criternia deve tanto al suo export, soprattutto verso il Giappone. In assemblea e alla presenza della stampa, i vertici della realtà vitivinicola hanno illustrato i contenuti di una delibera del Consiglio di Amministrazione. L'export ha portato a un livello di 8 milioni e mezzo di euro, che è stato poi possibile mantenere anche nell'anno di perdita dell'80% della produzione a causa della peronospora. Ecco però che arriva la vera novità: è possibile redistribuire tra i soci un utile aggiuntivo di oltre 1,5 milioni di euro, un modo per riuscire in parte a recuperare anche il mancato raccolto dello scorso anno, in attesa dei ristori pubblici, di quegli indennizzi che i viticoltori attendono fortemente. Avevamo degli utili extra che sono derivati però non da chissà quali manovre, semplicemente dal fatto che le rimanenze del 2023 hanno fruttato, perché sono state destinate completamente non alla vendita a sfuso o imbottigliato, ma solamente all'imbottigliato, per cui logicamente il valore di quelle rimanenze è aumentato di molto. Non è un passo avanti, diciamo, occasionale o simultaneo. Questo deriva da una gestione pluriennale improntata a certi criteri, sia di prudenza per quanto riguarda la vera e propria gestione aziendale, quindi parliamo di costi e dei ricavi, e sia una scelta che è stata fatta per quanto riguarda la commercializzazione. E in base a tale scelta noi abbiamo deciso di puntare sull'esportazione, in questo caso essenzialmente sull'esportazione di vini verso il Giappone. Si tratta di economia sociale, coinvolte diverse centinaia di famiglie in un territorio a forte vocazione agricola. La cantina lavora mediamente 150.000 quintali di uve, ha un fatturato di circa 9 milioni di euro ed esporta circa 5 milioni di litri di vino. Sono i primi anni della viticoltura molisana, quando nel 1972 41 viticoltori costituiscono la cooperativa vinicola di Campomarino in Molise. La storia dice il resto: negli ultimi anni non facili è servita una gestione oculata, il pressing alla politica è forte. Lo scorso anno l'80% delle aziende associate non ha prodotto, abbiamo, diciamo, i conferimenti sono stati di livello molto basso rispetto alla media, appunto il 20%, però siamo riusciti comunque a soddisfare la domanda e quindi a fornire al cliente. Diciamo che, vista la eccezionalità dell'evento che ha danneggiato le aziende, ci si aspettava una risposta un po' più tempestiva e una vicinanza che non è stata all'altezza.